Scusi, ma lei chi è? Buongiorno Maria, buongiorno Palinsesto, mi presento, sono l'Impero Danese. Quella che fa canzoni dimenticabili all'Eurofestival. Intanto si dice Eurovision Song Contest. Poi quella a Svezia, io sono quella dei Lego. È tutto sbagliato. La Danimarca che è un impero che colonizza l'Africa. Questa che ha la bandiera del Togo, io sono il Ghana. Zona confusa. E Copenaghen, ti dico una cosa. Finiscila di chiamare i paesi Zelanda. Zelanda è un nome così bello, poetico. Io comunque sono ai Paesi Bassi, perché non si dice Olanda, eh? Piacere, sono Zelanda, Nuova Zelanda. Eh no, Maria, io questo non lo accetto. Io non ho firmato niente, perché sono diventata una colonia? Ma io vi porto a Forum. Ma chi vi conosce, imperi coloniali? Chi vi conosce? Danimarca, scusa, ma da quando tu sei una potenza coloniale? Ai, madre mia, Dinamarca, tu eres una copiona. Ma chi ti credi di essere? Me? Cose che succedono quando fai tutti gli aggiornamenti del telefono, miei cari. Mi sono appena autoproclamato la terra della libertà. Gli schiavi ci saranno rimasti malissimo. Sorry, lei chi sarebbe? Piacere, sono la Norvegia. Beh, cara Danicosa, puoi tornartene pure in Scandinavia a mangiare biscotti? Ma allora... La Danimarca è bella, ma non ci vivrei. E sulla Danimarca? Mi venderebbe le isole Nicobare? Nicobare, come si dice? Allora, fammi pensare. Voglio 3 Shakira e 2 Twingo. Ti posso dare 2 Pikachu e il ponte sull'Oresund. No. Scusate se mi intrometto, ma mi hanno appena invaso gli austriaci. Io manco so dove sta l'Austria. Austria, come osi invadere un mio possedimento? Senti, cocca, siamo in piena epoca coloniale. Se tu ci metti un cartello, va bene? Austria, sei denunciata, lo sai? Isole Vergini Danesi. Aggiungi al carrello. Oh, ma perché mi avete preso per Amazon? Sono appena diventato un territorio americano. È una cosa bella, giusto? Giusto? Poverina, non sa cosa l'aspetta. Cara Danicosa, ho appena dichiarato l'indipendenza. Si t'azzardi a mettere piede sul mio territorio? Perché non sono la tua colonia? Non più! Ti scatenerò contro l'ira di Thor e di tutti gli dei norreni. O vichinghi o come si dice. E ti lancio anche un po' di pupù. Io non sono fatta per il capitalismo. Andiamo a sgraffignare le colonie danesi. Così posso finalmente completare l'album. Fate pure. Io mi tengo la Groenlandia, che è una delle zone più importanti geopoliticamente. Ed è la maggior riserva d'acqua dolce. Ma vedi questi? Sì, ma ho anche dei difetti, eh. Siamo all'Eurovision Song Contest. Che tanto vinco sempre io. Staccategli l'audio! Eh no, signora mia, eh. I francesi sono clandestini cattivi. Vengono qua in Europa a rubarci il lavoro. No, quelli sono gli inglesi che sono extracomunitari. Beh, voglio dire, i francesi neanche sono cristiani ormai. Vengono qua a rovinare le nostre tradizioni. Erano quelli che c'erano Papa d'Avignone. Comunque non c'hanno il bidet. Ma perché non hanno il bidet se l'hanno inventato loro? Allora, fammi vedere. Anche leggendo i sottotitoli non si capisce cosa sta dicendo. È proprio scemo. Italia, io sono una nazione brava, bella e buona. Vai a vedere cosa fa la Danimarca. La Danimarca è un governo di sinistra. Danimarca? Non so mica dove sta io. Sti paesi che non conosce nessuno. Cos'è famosa la Danimarca per i Lego? Ah, sono famosa per aver inventato i Lego, la sirenetta Ariel. Aver fondato le tribù vichinghe, aver conquistato il nord Europa, aver scoperto la Groenlandia. Ed aver inventato i biscotti danesi al burro che sono una cannonata. Ah sì, sono anche un paese che ha un debito pubblico normale. Ha un tasso di disoccupazione normale. Sono uno dei paesi meno corrotti dell'universo. E sono anche uno dei paesi più felici. Abbiamo lavoro qui in Danimarca, te l'ho detto Italia, il lavoro. Sai, quella cosa che tu fai delle cose per avere dei soldi. Soldi con cui poi paghi le tasse. Lavoro. Tasse. Come sta? Io il danese non lo capisco, ma devi parlare almeno in inglese. Cosa significano ste parole? Jug. Vuol dire jug. Un'aliquota. La Danimarca. Quel bellissimo paese europeo civilizzato dove vengono buttati giù i ghetti con le ruspe. Perché secondo una nuova legge danese, quartieri che superano una percentuale molto alta di persone non occidentali, e c'è scritto proprio così, non occidentali, devono essere buttati giù. O meglio, riqualificati. Col tritolo. In più,
La democraticissima Danimarca ha fatto degli accordi col Kosovo, dove ha aperto delle prigioni, dove andranno a scontare le pene gli stranieri che commettono dei reati in Danimarca. Perché la Danimarca è piccola, non c'hanno spazio per aprire prigioni, hai capito? Una volta chiamavano colonia di detenzione, adesso si chiamano prigioni all'estero. Per non parlare dei recenti accordi con il Ruanda, dove andranno i richiedenti asilo. Che mi sembra logico che uno attraversa l'Africa a piedi, finisce un anno in un campo libico, poi attraversa il Mediterraneo e finisce in balia degli italiani, per poi riuscire a sfuggire. I francesi che hanno invaso l'Italia nel frattempo, rifugiarsi in Danimarca, e ti impacchettano tipo pacco Amazon e ti spediscono in Ruanda. Ehi, che bel posto l'Unione Europea, vieni anche tu. Noi abbiamo a cuore i diritti dell'uomo. Ma che davvero? Cioè lei nell'Eurozona. Io confronto sono la Boldrini. Marca, sei un genio. Buttare giù i ghetti con le ruspe. Impedire i clandestini in Ruanda. Dobbiamo copiarla subito. Danimarca? Sorry. Che mi dai lo scoglio? Per favore. No. Quindi te lascio la bottiglia di whisky e me ne torno a Toronto. Va bene. Già che ci sei, Canada. Hai una spolverata prima d'andar via. C'è sempre pieno di salsedine. Per favore. Una passata di vetrilla, allora. Cos'è sta pagliacciata? Ma niente, Russia. Sono due nazioni civili e diplomatiche che stanno risolvendo in modo pacifico una disputa territoriale. Ogni riferimento alla crisi russo-ucraina non è puramente casuale. Beh, certo. È facile andare d'accordo col Canada. Fate rubarmela a me uno scoglio. America, io non ci riesco. Sono troppo gentile, cortese ed educato. Mi prende male sgridarla. E poi voglio dire uno scoglio. Se lo può tenere, anche la Groenlandia se la può tenere. Cioè, io non voglio litigare coi vicini di casa. Ne di casa? Sta dall'altra parte del mondo. Vabbè, Islanda, mi ha una reputazione internazionale da difendere. Per chi mi hai preso? Per gli Stati Uniti? Che sono un paese evoluto e civilizzato. Ma Canada, che non c'hai l'atomica. Ce la manco la Danimarca. Se vuoi te la bombardo io la Danimarca. Ascolta, Russia. E tu lo scoglio? No. Fatti gli scogli tuoi. E la Russia? Qualche disputa territoriale con la Danimarca? Aiuola, che ci contendiamo. Risulta? Allora, non credo, capo. Abbiamo dispute territoriali con mezzo mondo, ma con la Danimarca no. Però ce l'abbiamo con la Finlandia. A proposito di dispute territoriali, Russia, sarebbe ora di ridarmi la Siberia, dato che te mantengo io. Fina, perché mi hai preso per il Canada? I chilito paesi per molto meno. Torna a girare al riso, va? Ma che modi! Che il mese del Pride abbia inizio! Il mese dell'ideologia gender. Aspetta che prendo i glitter. No, Maria, io questo non lo accetto. Perché la Danimarca deve darci lezioni di gaitudine? Sono confusa! Se permetti, sono stato il primo paese del globo terracqueo a permettere i matrimoni gay. Ma ho anche dei difetti. Io sono Giorgia. Sono eterosessuale. Sono normale. Viva il patriarcato! Lo sappiamo tutti che i gay arrivano dalla Francia. Italia lo prenderò come un complimento. E allora mi sa che mi sono espressa male. Anch'io ho permesso i matrimoni LGBTQ. Non l'ho fatto assolutamente per far rosicare la Cina. È una coincidenza. Non vedo gli Stati Uniti. Loro sono sempre in prima fila con queste pagliacciate. Nonno Biden sarà già in piazza a dancheggiare truccato come Moira Orfei. Russia, io mi domando come tu faccia ad avere una vita geopolitica ancora. L'ha toccata pianissimo. Perché io sono una nazione spontanea e sincera in questo mondo di paesi falsi. Sono nel metaverso, che succede? È già uscito il visore dell'Apple, non usciva a fine anno? La realtà è bella, ma non ci vivrei. Non per vantarmi, signora mia, ma sono io la nazione più LGBTQ+ di tutte. Canada, cosa stai dicendo? Sono io la queen dei queer. Ah belle, io usavo le sue ancora prima di adottare la corrente alternata. Ma vedi questi, oh? Sì, ma anche me in Australia. Cosa sono le Gay Olympics? Stavate parlando di me? Sono io paese più queer di tutti. Noi tedeschi siamo sempre sul pezzo. È come film di orrore. Ragazzi, non prendiamo tutto così sul personale, eh? Ma io sono l'unica normale qua. Cosa intendi per normale? Però... Ai madre mia, l'eterosessualità, che barbaridad. Quindi io ora sono la nazione dei transgender.
Che comunque non è una scusa per venire nel mio paese e fare delle porcate, eh? Non ce l'avete un letto a casa vostra? Sti occidentali, signora mia. No, io questo non credo. Ambrogio, la mia non è proprio fame. È più voglia di vietare proprio l'omosessualità. Sorry, ma non sorry. Non posso vietare la comunità LGBTQ, vero? Non posso? Oops, I did it again. La lobby gay non mi avrà mai. Qualcuno pensa ai bambini? Intendi i bambini ucraini che hai deportato in Siberia? Non potevo lasciare che finissero in mano alle famiglie arcobaleno. Dovreste ringraziarmi. Non erano i preti che rubavano i bambini. Sono i comunisti che se li mangiano, no? Dovremmo fare l'amore e non fare la guerra. Ma da quando hanno inventato l'infanzia l'amore ormai è sopravvalutato. Italia, Giappone, siete gli unici paesi del G7 che non avete ancora normato i matrimoni omosessuali. Piuttosto faccio sudoku. Forse volevi dire Arachiri. Piuttosto esco dal G7, dalla NATO, dall'Unione Europea e dalla Galassia. Secondo me è un titolo clickbait. Potrei vomitare. Non c'è più religione, signora mia. Ma dove andremo a finire? Buongiorno Maria, buongiorno Palinsesto, Sardegna non est Italia. Sardegna! E anche tu, paesi Olanda, come diamine ti chiami? Io ve lo dico, Io fondo il Ministero della Sovranità Patriarcale. Tu non sei quello che c'ha una premier che si fa chiamare il signor presidente? Voglio dire, l'hanno votata proprio perché è un uomo forte per essere una donna. Sono confusa. Modestamente, cara Sardegna, sono uno stato inclusivo. Più che altro il tuo è stato confusionale. E noi, Italia, dovresti ringraziarmi che ti do due lezioni di inclusività. Scusami, cara Sardegna, però qua io sono l'unica che tiene su il PIL LGBT, Adesso perché tu hai fatto una cosa, non è che sei diventata la prima della classe? Dio can, vai a lavorare, Terona! Ah, oh, regioni, se hai una piantata ve spedisco in Africa, Che io non so la Schlein, Io so da Agrabatella, se mi parte a vena, ve faccio fare la fine dell'Ucraina, Guarda, Italia, questo caldo andrei anche in un gulag in Siberia. La maggioranza dei gulag erano in Kazakistan. Io non sono la Siberia, ho la faccia da Siberia? Beh, io questo non credo. Cari paesi democratici, se non ci diamo una calmata rischiamo di finire come i cinesi che non si capisce mai se sono maschio o femmina. No, dico, stati obesi, ma come ti permetti? Ah, ti sei offesa? L'ho fatto di proposito. Cosa sono questi gay? Non ne ho idea, mai sentiti? Roba da capitalisti occidentali. Se questa è quella che ha vinto, pensa quante larracchie quelle che hanno perso. Ci diamo il body shaming adesso? Adesso è colpa nostra se questa non si può vedere? È brutta come la fame. Paesi cosi, se mo dicevi te mandavo io due garotte di Panema con la sorpresa, Facevi una telefonata qui in Bangkok, te mandavamo un polmino, Deo mini donnini. Non avete capito proprio niente. Non ha vinto per il suo aspetto fisico, ha vinto per il suo coraggio e per la sua personalità. Ma è un concorso di bellezza, deve vincere la più fregna. Non importa se è uomo o donna, l'importante è che sia fregna. Le basi proprio, San Silvio d'Arcore, santo protettore delle cugine di Mubarak. Salvaci dalle devianze giovanili. Amen. Allah ci proteggerà. Ve l'ho detto che sono stato il primo paese dell'intero globo terracqueo a permettere i matrimoni fra coppie dello stesso sesso. Ci scartavetri l'utero con questa storia ad ogni video su questo argomento, Danimarca. Ho anche dei difetti.